Amici del Vaso di Pandora, benvenuti, ben ritrovati. La puntata di oggi, l'avete già visto nel titolo, è dedicata alla bellissima, fantastica notizia, ma soprattutto essenzialmente per Assange, della liberazione proprio di Julian Assange avvenuta questa settimana e ne parliamo oggi nel nostro appuntamento del sabato assieme al nostro direttore responsabile Gabriele Sannino. Che saluto, ciao Gabriele. Ciao Carlo, ciao a tutti voi. Ricordo autore del canale Rumble e del canale Telegram, quello che i media non dicono. Allora, Gabriele, intanto volevo chiederti qual è stata la tua reazione alla notizia, direi una notizia improvvisa, non sembrava ci fossero i presupposti, no? Per la liberazione di Assange che è avvenuta in questi giorni. Qual è stata la tua reazione proprio di primo acchito, ecco, mettiamola così. Sì, di primo acchito è come se avessi vinto i mondiali, praticamente mi sono sentito un po' così, come quando il tuo paese vince i mondiali. Ho detto finalmente ce l'abbiamo fatta, perché comunque Assange è stato il capo di tutti i complottisti, tra virgolette, quindi in qualche modo noi gli dobbiamo tantissimo, grazie a lui abbiamo scoperto veramente tantissimi vasi di Pandora e quindi il fatto che ce l'abbia fatta, nonostante tutto quello che ha subito, è veramente una vittoria per tutti noi, quindi Senti, noi. è una bellissima notizia in senso assoluto o c'è da fare qualche distinguo? Beh, è una bellissima notizia, ma ha anche un lato oscuro. Bisogna capire che cosa ha barattato, bisogna capire se Wikileaks sopravviverà, bisogna capire, insomma, lui ha abiurato sostanzialmente a quello che ha fatto una abiura come Galileo Galilei, pur credendo in quello che dice naturalmente, anche perché l'ha provato con i suoi cablogrammi. Quindi è stata una bella notizia per la sua vita. E per il E suo per la stampa e per la libertà di stampa è una bella notizia? assolutamente no, però io confido nella forza di Assange. Assange è una persona molto forte che ha sfidato tutto il mondo, quindi l'importante è che tornasse libero, poi magari lui saprà anche come combattere ancora. Questo lo vedremo nel corso dell'intervista, sarà uno dei punti che toccheremo. Senti, possiamo intanto, anzi, ripercorriamo proprio la sua odissea che dura da molti anni. Prego, Sì, Gabriele. ultimamente diciamo questo, che Assange, l'australiano Julian Assange, il fondatore di Wikileaks, per oltre un decennio ha evitato l'estradizione negli Stati Uniti perché è stato arrestato proprio per la sua informazione contro il regime, contro l'elite mondiale, perché lui si è messo contro questa elite mondiale che ha sempre, tra l'altro, denunciato anche nei suoi speech pubblici. E lui ha pubblicato un'enorme mole di documenti riservati a partire dal 2006, da quando Assange ha fondato Wikileaks in Australia, e diciamo che ha pagato con 6 anni di prigionia forzata nel carcere londinese di massima sicurezza di Belmarsh, quindi 6 anni di carcere di massima sicurezza e addirittura 7 anni in autoesilio nell'ambasciata ecuadoriana a Londra. E brevissimamente la sua storia. Assange nel 2010, in una serie di post, ha pubblicato quasi mezzo milione di documenti. Si parlava principalmente dei cosiddetti Afghan Leaks, ovvero una raccolta di documenti militari che riguardavano gli abusi che i militari americani facevano in Afghanistan. Ma in realtà, insomma, c'è un'enorme mole di documenti che Wikileaks ha pubblicato grazie ad Assange, che riguardano l'Iraq, l'Afghanistan, che riguardano il Vaticano, che riguardano i finanziamenti dell'elite mondiale, il Black Project, cioè veramente Assange ha pubblicato di tutto. Naturalmente l'elite, che ha sempre avuto un'informazione zerbino, non si aspettava quello che è successo con lui e quindi ha cominciato a perseguitarlo. Assange nel 2010 ha trasferito Wikileaks dall'Australia alla Svezia, perché lì c'è una legge che tutela i giornalisti, però purtroppo anche la Svezia si è dimostrata un paese aderente alle normative dell'elite, tant'è vero che l'ha perseguitato per un presunto studio
stupro di due donne. Quindi si sa che quando praticamente non sanno cosa appiccicarti addosso, ti appiccicano lo scandalo sessuale, no? Perché quello lo capiscono tutti e così demonizzano il personaggio scomodo all'elite. Perché formalmente Gabriele Assange è stato condannato, è stato accusato, è stato denunciato per un tentativo di stupro. E questo è il paradosso, no? Tentativo di stupro, le donne hanno detto che erano consenzienti, però poi alla fine il problema è che Assange aveva evitato di usare il preservativo, cioè veramente delle cose stupide, stupide, tant'è vero che la Svezia dopo ha ritirato anche le accuse una volta che lui è stato condannato definitivamente per quelle che erano le vere accuse, ovvero essersi messo contro l'elite per quelle informazioni che aveva pubblicato. E a seguito di queste accuse però, di questi presunti stupri, Assange ha lasciato la Svezia per la Gran Bretagna e siccome c'era un mandato di arresto internazionale per lui addirittura, sempre perché gli Stati Uniti non gli perdonavano questa fuga di documenti, ecco che lui si è rifugiato nell'ambasciata ecuadoriana nel centro di Londra richiedendo asilo e lì è stato, ripeto, per 7 anni. E che cosa è successo? È successo che tra settembre e novembre del 2018, quindi praticamente 6 anni dopo in cui lui era in autoesilio in quell'ambasciata, il presidente dell'Ecuador gli ha dato la cittadinanza ecuadoriana, quindi lui era contentissimo perché finalmente aveva avuto quella cittadinanza, però nell'aprile del 2019 il presidente ecuadoriano gli ha ritirato lo status di rifugiato e anche la cittadinanza, quindi a quel punto Assange era nudo davanti al potere, è stato arrestato, portato in carcere, in un carcere di massima sicurezza dove c'è rimasto fino al 2024. Naturalmente ci sono state, insomma, si parlava di estradizione in questi anni, si è parlato di tanto, però nel frattempo Abbiamo Assange. trattato anche noi, scusami Gabriele, abbiamo trattato anche noi alcune volte il caso, abbiamo ospitato anche le principali attiviste anche italiane per sensibilizzare, che sensibilizzavano l'opinione pubblica sul Certo, caso certo. Assange. Comunque l'importante da capire è proprio questo, che lui è stato veramente il capo dei cosiddetti complottisti che si è messo contro questa elite, ha fatto vera informazione e l'elite non perdona la vera informazione. L'elite vuole un'informazione zerbino, ma se tu ti metti veramente contro e vai a fare ricerca poi, quindi non è che riporti, ma fai proprio una ricerca, insomma, documentale, pubblichi quei documenti, lì veramente è la fine. Tant'è vero che, ripeto, Assange è un eroe per questo, perché lui ha voluto la verità a tutti i costi e quindi, insomma, in questo mondo chi vuole la verità paga. Senti Gabriele, quali sono in particolare le colpe di Julian Assange? Cioè, nel senso, che scoperte giornalistiche di fatti ha fatto WikiLeaks? Allora, basti citare il New York Times. Il New York Times disse già all'inizio del 2010, quando ci fu questa fuga enorme di documenti di WikiLeaks, disse che alla lista dei nemici che minacciano la sicurezza degli Stati Uniti, il Pentagono ha aggiunto wikileaks.org, una minuscola organizzazione online che divulga informazioni e documenti che i governi e le multinazionali di tutto il mondo preferirebbero mantenere segreti. Questo l'ha scritto il New York Times. E il New York Times spiegava anche che nel 2008 il Pentagono aveva pianificato di distruggere WikiLeaks e voleva distruggerne proprio la credibilità, quindi voleva trovare insomma un modo per farlo e poi è arrivata insomma l'accusa di stupro e tutto quello che sappiamo. Ma per quanto riguarda quello che ha scoperto WikiLeaks, cioè oltre a quello che abbiamo già detto poc'anzi, ci sono tantissimi memorandum che sono veramente rimasti nella storia. Per esempio, il cosiddetto memorandum Red Cell, che è un memo classificato della CIA del 2010 che WikiLeaks ha divulgato e che riguarda in pratica l'amministrazione Bush, Cheney e anche Obama. In pratica, questo documento parla di come fare la guerra al terrorismo e tenere l'opinione pubblica buona perché il pubblico non vuole la guerra e quindi cosa bisogna fare?
bisogna far sì che il complesso militare industriale, altrimenti detto in quel memorandum Deep State o Blob, veniva chiamato così, continuasse questa serie di guerre contro i paesi che non volevano adeguarsi al nuovo ordine mondiale, e nel frattempo quindi bisognava tenere l'opinione pubblica ammaestrata, cioè l'opinione pubblica doveva addirittura accettare queste guerre, nonostante non amasse queste guerre. E quindi questo documento voleva in pratica creare ancora di più apatia pubblica, quindi l'obiettivo era proprio questo, creare apatia pubblica affinché la gente non si ribellasse. Che cosa si congegna, che cosa ci si inventa? Ci si inventa come propaganda puntare su due soluzioni principali. La prima è di parlare della difficile situazione delle donne afghane, che così, insomma, la gente si identifica e quindi ecco che va contro gli afghani, anche se li stiamo uccidendo, anche se, insomma, stiamo facendo quello che stiamo facendo, noi parliamo della situazione delle donne afghane. E un'altra cosa, usare la popolarità del presidente Obama e addirittura dargli un premio Nobel per la pace. Quindi veramente un memorandum che esemplifica tutta una strategia per acquietare l'opinione pubblica per questa infinita guerra al terrorismo. E Wikileaks ce l'ha pubblicata tutta questa cosa. E naturalmente i potenti non potevano accettare che venisse divulgata tutta un'intera strategia di decenni, insomma, di propaganda pubblica e politica. Un'altra cosa che ha fatto Wikileaks è pubblicare anche gli scandali di Abu Ghraib, questo carcere in Iraq, insomma, dove i militari americani abusavano dei prigionieri. C'erano foto di torture, stupri, omicidi, sodomizzazioni con oggetti. E in pratica, che cosa accadeva? Che i militari americani umiliavano i prigionieri, anche uomini, soprattutto uomini, li costringevano ad assumere anche posizioni omoerotiche e a fargli foto e a umiliarli. Quindi veramente c'erano delle cose abominevoli, e Wikileaks ha documentato tutto questo. Un'altra cosa che ha fatto Wikileaks è stata quella delle mail della Clinton, insomma, anche quello, le mail della Clinton, dove si provava che l'ISIS era finanziata attraverso Arabia Saudita e Qatar. Si parlava di miliardi di dollari in armi, circa 80 miliardi. Quindi tutto questo era la strategia dell'elite per attuare il nuovo ordine mondiale, il governo mondiale. E quindi, insomma, voglio dire, se una minuscola organizzazione ti pubblica tutto questo, è normale che tu, elite, vai nel panico. Un'altra cosa che ha documentato Wikileaks erano gli omicidi segreti e le uccisioni di civili, sempre in Afghanistan. E ancora un'altra cosa che è successa, qui siamo invece in Iraq. Nel pieno dell'insurrezione irachena, dopo l'invasione dell'Iraq, c'è un elicottero, l'elicottero Apache statunitense Crazy Horse, che apre il fuoco contro 11 persone, di cui tra questi c'è anche un fotografo dell'agenzia Reuters che si chiamava Namir Nur Elden, 22 anni, e anche un autista assistente, Said Khmak, di 40 anni. Questi stavano semplicemente in un camion, in un piccolo bus, e stavano facendo delle foto, stavano con de con Stavano con dei lavoratori, e praticamente questo elicottero Apache statunitense li ha bombardati come se fossero dei nemici. Wikileaks ha documentato tutto, perché c'erano anche delle talpe all'interno dell'esercito, quindi diverse talpe, non soltanto la talpa che conosciamo, che ha poi cambiato sesso, insomma, Manning, ma anche delle altre, che gli davano anche delle immagini. E la cosa incredibile è che ci sono video scioccanti proprio di queste uccisioni di civili che venivano fatte così all'ordine del giorno, cioè si diceva sono possibili terroristi, in realtà erano lavoratori, venivano uccisi e nessuno diceva niente. Si parlava di omicidi collaterali, e ripeto, soltanto Wikileaks li riportava e nessuna televisione al mondo parlava di tutte queste brutalità. Un'altra cosa che ha detto Assange sull'Afghanistan sempre
Perché l'Afghanistan era ed è forse, ma lo è stata fino insomma quando se ne sono andati gli americani, una lavanderia degli Stati Uniti. In pratica, quello che diceva Assange è che lì si lavavano tutti i soldi neri dell'elite, diventavano bianchi proprio perché con l'acquisto di armi, con le guerre, si sa che soldi neri diventano soldi bianchi. Ecco, questo è stato che hai fatto, è stato un utile excursus, una utile sintesi della vicenda umana carceraria di Assange e proprio dei principali scoop, diciamo, notizie che ha prodotto Wikileaks grazie al lavoro di Assange, no? Adesso veniamo proprio ai giorni nostri, veniamo proprio a questa settimana, no? La conclusione, la liberazione di Assange è la conclusione di una vicenda giudiziaria o è una mossa politica, una mossa della politica? Allora, diciamo che nei mesi scorsi su diversi siti di informazione alternativa, io la chiamo informazione libera, ecco, si parlava già che qualcosa si potesse muovere sul caso Assange, cioè si diceva che avvicinandosi alle elezioni Biden potrebbe fare questo gesto distensivo per recuperare un po' di punti e quindi poteva liberare l'australiano, ecco. E addirittura CBS News aveva chiesto a Stella Assange, la moglie di Julian Assange, aveva chiesto del commento di Joe Biden del 10 aprile, perché Joe Biden aveva detto che la sua amministrazione stava considerando di far cadere le accuse contro Assange. E il discorso è questo: il discorso è che ci sono diversi politici che si sono opposti nei mesi scorsi all'estradizione di Assange negli Stati Uniti, per esempio Olaf Scholz, no? Che aveva detto: sono dell'opinione che sarebbe positivo se i tribunali britannici concedessero ad Assange la protezione necessaria dal momento che deve affrontare persecuzioni negli Stati Uniti, dato che ha rivelato segreti di Stato americani. Cominciava, diciamo così, a essere protetto sia dai politici delle colonie, sia da quelli della madre colonia, ovvero degli Stati Uniti, e quindi si capiva che qualcosa stava cambiando nei confronti di Julian Assange. Addirittura, questo è successo l'anno scorso in Spagna. Un tribunale spagnolo aveva convocato l'ex segretario di Stato, ex capo della CIA Mike Pompeo, riguardo a un presunto complotto per assassinarlo nel carcere di massima sicurezza, perché volevano farlo fuori, volevano dire che era stato suicidato, in altre parole, no? E addirittura Stella Assange, nell'intervista con Tucker Carlson, parla proprio di questa notizia, ovvero del fatto che Mike Pompeo, ex della CIA, voleva assassinare appunto Julian Assange. Ora, in questo momento, noi sappiamo che Assange ha fatto un accordo col Dipartimento di Giustizia americano per uscire dal carcere e quindi, insomma, è libero. Ci si chiede, appunto, che siccome ha abiurato, come dicevamo, no? Siccome ha abiurato, ci si chiede se Wikileaks esisterà ancora, come Assange, cosa farà in futuro, se Assange abbia firmato un patto di resa. Questo noi non lo sappiamo. Possiamo però fare alcune delucidazioni, alcune elucubrazioni per capire se è una mossa dell'elite oppure no. Io penso questo, penso che se fosse stata una mossa principalmente a favore dell'elite, quindi se l'elite l'avesse fatto perché oramai insomma conveniva più liberarlo che tenerlo ancora in carcere, l'avrebbero fatto a ridosso delle elezioni Biden-Trump, perché così i media mainstream potevano urlare dicendo: ah, guardate, l'amministrazione Biden ha liberato Assange, siamo per la libertà di informazione, cosa che nessuno ha fatto, non ha fatto neanche Trump nell'amministrazione precedente, l'abbiamo fatto noi. Insomma, quindi voglio dire, potevano farlo proprio in quel momento, l'hanno fatto troppo prima. Un'altra prova, un'altra cosa strana
è che i media mainstream, noi sappiamo che i media mainstream, ogni cosa che pompano riguarda l'agenda, no? Quindi anche i presunti nemici, i presunti, insomma, quelli che i gatekeeper, che insomma, questo è quello che fanno i media mainstream, propongono persone come finti nuovi eroi popolari, in realtà sono dei gatekeeper, no? Quindi ogni cosa che pompano sono cose, insomma, che fanno parte dell'agenda. Ora, in questo momento, i media mainstream non stanno, elogiando Assange, non lo stanno magnificando, anzi, lo stanno demonizzando ancora, dicendo che comunque non è un eroe, che comunque ha fatto del male, che comunque la sua informazione era irresponsabile. C'è sempre questo termine, irresponsabile. Loro sono lo chiamano ancora complottista, irresponsabile, certo, questa è una definizione gravissima. Loro fanno stenografia di Stato, ecco, e poi chiamano praticamente l'informazione di WikiLeaks irresponsabile, ma l'informazione deve essere responsabile soltanto nei confronti della verità, non delle persone, dei potenti. Se l'informazione perseguita gli ultimi e poi fa finta di combattere i potenti, non è informazione ma è propaganda. Quindi, siccome ancora adesso loro non stanno magnificando Assange, perché se Assange veramente si fosse arreso, se Assange veramente, insomma, fosse passato dall'altra parte, loro l'avrebbero magnificato, ripeto. Quindi non ci vedo una mossa dell'elite, ci vedo una mossa della resa di questa elite che sta perdendo sotto tutti i punti di vista, dal punto di vista finanziario, sta cedendo dappertutto, dal punto di vista militare, perché anche militarmente sappiamo che non può competere con Russia e Cina, quindi sta cedendo ovunque, e questa mossa è una delle prime mosse che è stata costretta a fare proprio perché, insomma, non può più continuare il suo modus operandi. Un'altra cosa che ha fatto la stampa mainstream internazionale in questo caso è quella che ha minimizzato la persecuzione di Assange. Quindi anche adesso, che dopo tutto quello che ha passato, quest'uomo ha minimizzato la sua persecuzione. Io dico questo, dico che noi sappiamo che si è formato un fronte opposto all'elite, l'abbiamo visto col mondo multipolare, BRICS e quant'altro. Questo fronte, insomma, sta cambiando l'economia mondiale, non è soltanto un'unione doganale tra paesi, loro stanno già cambiando l'economia mondiale. Quando tu cambi l'economia mondiale e hai lo scettro, perché loro hanno lo scettro in questo momento, puoi dettare condizioni su moltissime cose, e Assange, secondo me, fa parte di queste nuove condizioni. Io, per chiudere, dico questo: che la questione di Assange ci riguarda molto da vicino, perché Assange è stato veramente, lui ha formato schiere di giornalisti indipendenti, ha insegnato al mondo cos'è il giornalismo indipendente, e noi tutti qua sulla rete siamo tutti un po' figli di Julian Assange. Sì, e siamo sicuramente debitori di quello che lui ha fatto, del ruolo che ha incarnato. Ecco, io adesso però volevo sentire un attimo, valutare assieme a te alcuni aspetti, no? Che vita, a partire da questo, che vita farà da adesso in poi Assange, in considerazione in particolare delle clausole che inevitabilmente ha firmato per la sua liberazione? Cioè, secondo te, voglio dire, è pensabile, lui adesso è un uomo libero, no? Diciamo che è un uomo libero, ma è un uomo veramente libero? Cioè, è pensabile che ritorni in qualche modo a fare quello che ha fatto prima di essere arrestato, incarcerato, detenuto per tutti questi anni? Mi sembra strano, difficile, voglio dire, da pensare una cosa del genere. Anche se le clausole che ci fossero dietro, anche se queste clausole fossero molto soft, molto morbide, quello che ha passato sicuramente ha segnato Assange nel fisico e anche nella mente. Quindi io non credo che Julian Assange si occuperà in prima persona ancora di informazione alternativa, di WikiLeaks, di cablogrammi e di sfidare con una minuscola organizzazione l'elite mondiale. Quello che credo che
potrà fare è passare il testimone, cioè Assange può insegnare tanto. Già, hai insegnato tantissimo, Esatto, a livello di ricerca, quindi come fare ricerca e come affrontare veramente i potenti, quindi dove andare a cercare, cosa pubblicare. Quindi siccome Assange ha dimostrato un coraggio incredibile, ha dimostrato una determinazione veramente ineguagliabile, credo che forse farà questo, credo che darà istruzioni affinché ci siano tanti Assange che in qualche modo poi insomma facciano quello che ha fatto lui. Sicuramente lui si metterà da parte. E io penso che il futuro dell'informazione dopo Assange siamo proprio noi giornalisti della rete, Carlo, cioè siamo noi giornalisti della rete, questo è il futuro di Assange. Assange ha aperto il varco e noi oramai siamo i veri guardiani dell'informazione, perché siamo quelli che mettiamo insieme i puntini, cioè noi siamo quelli che fanno l'informazione coerente, la coerenza, la grande sconosciuta dei media mainstream. Ripeto, un giornalista se non è coerente non è un giornalista, è un propagandista. E un'altra cosa è da dire questo, cioè Julian Assange aveva un rapporto molto molto bello col suo pubblico, cioè lui è arrivato ad avere una relazione col suo pubblico, e questo è quello che fanno anche i giornalisti. I giornalisti hanno una relazione col pubblico. Ogni relazione, che sia amicale, sentimentale, che sia una relazione di informazione con un personaggio che ti dà appunto informazioni, ogni relazione si basa su tre cose: fiducia, rispetto e comunicazione profonda. Ora, con Assange c'era questo, c'era la fiducia, c'era il rispetto e c'era questa comunicazione profonda. Ripeto, queste sono le basi anche di tutte le relazioni, amicali, sentimentali, eccetera. E con lui c'era questo tipo di rapporto, perché comunque lui ti motivava, era coerente, ti documentava quello che faceva, quindi la gente si fidava e cominciava a cambiare percezioni su tante cose, perché poi le percezioni diventano idee che diventano azioni e che diventano comportamenti. Quindi ecco perché dico, Assange ha cambiato per sempre, per quanto mi riguarda, l'informazione mondiale, e il futuro dopo Assange io lo vedo un futuro fatto da molti soldati, non soltanto Assange. Da molti soldati, di cui Assange costituirà il modello e un'icona in pratica, vita naturale durante e anche oltre la sua vita. Sarà molto interessante, Gabriele, vedere quali in seguito, insomma, no, cosa farà Assange, in che misura si ritirerà, quale sarà proprio la sua visibilità mediatica. Forse questo sarà più a livello di curiosità, magari, che altro, perché comunque il suo compito l'ha svolto. Gli insegnamenti direi che li ha dati, il modello è stato creato e quindi sta ai giornalisti, sta a noi portarlo avanti, diciamo noi, sta a noi portarlo avanti proprio con le caratteristiche, che hai detto poco fa molto, molto saggiamente. Siamo in chiusura, questa era una puntata, ovviamente abbiamo lasciato passare qualche giorno prima di venire in argomento di Assange, ma perché volevamo un po' metabolizzare, diciamo, no? E riflettere su quello che è avvenuto in questi giorni e quindi ragionare anche sulle prospettive. Siamo in chiusura, io ringrazio molto il nostro direttore, Gabriele Sannino, grazie Gabriele. Ciao Carlo, ciao a tutti voi. Grazie a tutti voi amici ascoltatori.